Amici di Calcio Pazzo, è appena terminata la gara Samp-Roma che noi abbiamo raccontato in diretta. Vince la Roma 1-0 con un gol di Daniele De Rossi, il capitano che si è accollato la Roma sulle spalle nel momento più difficile e segna un gol importantissimo. Non segnava tipo da novembre 2018, una cosa del genere. Un gol importante, ma è tutta la prestazione che è importante perché dopo un primo tempo dove si è provato a fare qualcosa, ma molto timidamente. Nel primo tempo meglio la Samp con due occasioni, una di Quagliarella e l'altra di De Vrel, su cui è stato molto bravo il confermatissimo Mirante. Nella ripresa una Roma diversa, soprattutto dopo l'entrata di Edin Dzeko, che cambia volto alla Roma, complice anche Ranieri che mette la squadra a 4-4-2, quindi dove c'è la squadra ha giocato molto più corta e ha dato molta più protezione alla difesa. E quindi a quel punto le prestazioni che erano un po' incolori sono diventate invece tutto sommato invece all'altezza della situazione. Gli esterni hanno ripiegato sempre a dare una mano alla difesa. Ho visto un lavoro importantissimo da parte degli esterni, un lavoro importantissimo da parte di Schick, scusate, opacissimo nel primo tempo, ma che nella difesa si è battuto come un leone dando una mano sia al centrocampo sia alla difesa. Secondo me il migliore in campo è stata la coppia centrale Manolas e Facio, so che voi. A quelli della live li rispondiamo dopo. Dopo sì. È stata importante a cagare qua, è stata importante la prova della coppia centrale Manolas e Facio, che è stato un muro invalicabile. E quindi che dire, di detto di Daniele De Rossi, che comunque segna il gol su un bellissimo colpo di testa di Schick. Quindi tra l'altro Schick, oltre a fare una prova di sacrificio nel secondo tempo, determina anche con un bellissimo colpo di testa l'assist. Alla fine possiamo definirlo tranquillamente un assist. E niente, ottima gara di Zaniolo, che prende il palo su calcio d'angolo, ha tirato un calcio d'angolo alla Maradona, alla Bruno Conti per dirti. E basta, una vittoria fondamentale che doveva essere vittoria assolutamente ad ogni costo, perché il Milan ha perso, perché l'Atalanta deve giocare contro l'Inter, perché magari, che ne so, il Sassuolo giocando a pallone potrebbe, perché no, fermare la Lazio, non ci credo, però quantomeno, insomma, noi cerchiamo di fare il nostro e oggi l'abbiamo fatto. La cosa più importante è che oggi ho visto una squadra, a prescindere dal risultato, anche se la Roma non avesse vinto, oggi ho visto una squadra e questo è importante. Un saluto e sempre calciopaccio! E forza Roma! È sempre.